Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuova video recensione. Voglio recensirvi le makeup sponge, le spugnette per il makeup. Io ho iniziato ad usare le makeup sponge quando sono uscite le beauty blender. In Italia non si trovavano, però grazie alla pubblicità ne avevano fatte alcune di altre marche. E io l'ho trovata in una profumeria che appunto aveva delle similari e questa che ho comprato io era della L'Oreal. Io ce l'ho ormai da un po' di tempo, infatti è soltanto una superstite. Questa ora è rigida perché appunto è asciutta, però quando la bagno diventa ovviamente più morbida ed è semplicissima da usare. Dopo l'uso ora è diventata a macchie e ha anche dei buchi. Non so se riuscite a vederli, questi taglietti è appunto dovuto all'utilizzo frequente e ai lavaggi frequenti che devo necessariamente apportarle. Proprio perché la mia è diventata così e sto per buttarla via, ne ho comprate alcune da H&M. Ho fatto una video haul di questi acquisti recentemente. Ho finalmente testato le nuove spugnette e ho potuto provare anche la mini Beauty Blender. Posso dirvi che anche loro, queste di H&M, sono abbastanza buone, come quella mia della L'Oreal. Bagnate, sono già morbide di loro. Bagnate, ovviamente, diventano ancora più morbide e si gonfiano. Anche questa qui, che è quella piccolina, una volta bagnata, si allarga. Allora, partiamo da quella per tutto il viso. Questa fucsia è comoda esattamente come la precedente, come quella della L'Oreal, e appunto riesco a fare il make-up completo del viso, quindi fondotinta sia compatto in realtà che quello liquido per cui è nata. Riesco ad utilizzarla anche per il fondotinta compatto. Ovviamente ha una forma diversa da quella, vedete, è più un ovetto. È un ovetto, mentre questa è sagomata, è un po' più cicciotta sotto, è più piccolina sulla parte superiore, però impugnarla è semplice e utilizzarla altrettanto. La spugnetta piccolina è adatta questa per il contorno occhi e tutte le zone limitrofe del viso e per gli angoli, tipo il naso oppure appunto l'angolo dell'occhio e per il correttore. E infatti io la utilizzo così. Thank you.
quindi sulle beauty blender in generale è molto positiva. La mia opinione è proprio questa. Io sono molto soddisfatta sia della mia vecchia L'Oreal che delle nuove sponge. Le nuove sponge le ho pagate 3,99 euro entrambe nella unica confezione, che è questa, e sì, 3,99 euro. Mentre la mia L'Oreal all'epoca l'avevo pagata 1 euro perché veniva venduta insieme ad altri prodotti, aggiungendo 1 euro ti regalavano questa sponge. Io mi trovo bene, le utilizzo tanto, però c'è una nota negativa: le macchie non vanno via. Queste sono state lavate sia con il sapone che con il brush cleanser che io preparo in casa tranquillamente utilizzando tutti i prodotti necessari, e anche appunto utilizzando il brush cleanser non riesco a far venire via le macchie. Nonostante tutto, le macchie sia di fondotinta che di correttore persistono. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, spero soprattutto che sia stato utile. Quindi vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social e mi raccomando, iscrivetevi e cercatemi. Chiocciola Stephanie Club. Ciao! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio proporvi un video diverso dal solito. Sto parlando di un DIY. Voglio farvi vedere come sono riuscita a realizzare gli sfondi per le fotografie di queste tele. Questa e questa.